è una cosa da sottovalutare perché ti toglie una marea di aspettative. Questo perché succeda questo? E se non succede? Sbagliato, sono fallito, sono capace. E smetti. Invece, se cominci a porti con la giusta equilibratura razionale, che tu cominci a fare questo per ottenere questo risultato, ma non è importante quando. E nello stesso tempo, e questa è la cosa più difficile, è importante quando. Come si fa a spiegare una cosa? È importante quando ottenere il risultato, perché altrimenti si entra nel loop di faccio questo senza scopo. Io sfido chiunque a fare qualsiasi cosa senza scopo. Uno non si alza neanche al mattino da lei. Tanto non ha scopo. No. Non ha scopo nel senso dell'accanimento, dell'accelerare dentro di me quello che devo fare, magari ne faccio un po' di più, così ottengo prima quello che vorrei ottenere. Senza comprendere il reale significato dell'abbandonare, del lasciare andare, tu puoi praticare meditazione e camminata in questo modo anche per 7 ore, per 7 anni consecutivi, che non arrivi da nessuna parte. Perché il tuo pensiero opprimente è quello di metterti alla prova di quando arrivano i risultati. E finché non arrivano, la tua mente non è libera. Invece, quando liberi la mente, il risultato arriva, non te ne accorgi neanche. Perché comunque tu sorvegli il risultato, no? Non è che sei Sì. Certo, il mio occuparsi quaderno. di quello che succederà. Quindi proviamo un pochino di questo tipo di esercizio. Tenete presente che fare senza l'obiettivo ansiogeno di ottenere un risultato è una delle più importanti cose da non sottovalutare e nello stesso tempo, se questi risultati non arrivano mai, bisogna che prima o poi vi domandiate se questo esercizio è fatto bene. E allora i posti dove si praticano questi tipi di meditazioni servono proprio a quello, per cominciare a dire, senti, io però sì, lo faccio, però non mi sembra di cambiare molto, non è che sto sbagliando qualcosa, e lì viene fuori la retta parola. Cioè il luogo dove si pratica ha anche questa funzione qua, quella di dire sì, però sta insistendo troppo così. Se c'è uno che quello che stai facendo è da 30 anni che lo fa, probabilmente ti fa perdere meno tempo se gli chiedi qualcosa. Ok? Proviamo. Allora, possiamo stare anche qui, visto che siamo in 3, 4, perché io pensavo di uscire e fare una cosa, ma visto che siamo in pochi, possiamo stare anche qui dentro. Inizialmente faremo questo. 10 minuti, stiamo. Ma no, forse è meglio andare fuori, perché in effetti siamo un po' possiamo uscire, mi sembra che qui dove c'è dietro a casa c'è più Sì, spazio, sì, sì. tanto non è freddo, no? Meglio se usciamo. Stiamo 10 minuti, un quarto d'ora, semplicemente, non senza pensare, sforzandosi di non pensare, non devo pensare, no, 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 no. Quello che arriva, arriva, siamo presenti ai movimenti che facciamo. È meglio se nella meditazione in movimento ci sia anche un'alternativa al movimento, che però ha l'arma a doppio taglio, che se tu, anziché solo camminare, ogni tanto ti fermi e ti cominci a guardare attorno e dici che bello quello, ti perdi un po' per strada. Quindi l'arma a doppio taglio di alternare il movimento a star fermi deve essere sorvegliata da quello che succede in continuazione, momento per momento nella mente, che può dire che è bello e poi tornare nel consapevole. Non è che non lo dici, però se cominci a dire che è bello, poi organizzo, poi andrò, vediamo se poi Paolo può venire. Ti sei perso. Dopo 10 minuti ritorni a quello, cerca di non farlo. Proviamo a uscire.